Trump, peace, no war, Trump! Trump, peace, no war! We all... Migrants! Trump, peace, no war! Ti prego, Renato. Trump, no migrants! L'occasione era troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Il sindaco metropolitano Renato Accorinti, al termine del concerto di ieri sera al Teatro Antico di Taormina per i grandi del G7, non se l'è lasciata scappare. Si è alzato sulla poltroncina e ha chiamato per nome il presidente statunitense. Trump, no war, no war! Immediato l'intervento di due agenti della Digos che hanno invitato il primo cittadino della città dello Stretto a sedersi. Nota di colore, in occasione del G7 il sindaco scalzo non ha abbandonato il suo abbigliamento informale, jeans e t-shirt come suo solito, ma ha cambiato la scritta. Al posto di Free Tibet c'era "Siamo tutti migranti". Inevitabili le reazioni che hanno suscitato la scelta della maglietta prima della sua iniziativa al termine del concerto poi. Sui social si sono scatenati i commenti dividendosi tra quanti hanno criticato Accorinti per aver esagerato e quanti invece hanno apprezzato la sua coerenza. Insieme al sindaco di Messina anche la consigliera di Cambiamo Messina dal Basso Cecilia Caccamo, che indossava una maglietta con la scritta "Stay human, restiamo umani". Un appello lanciato ai capi di Stato presenti al G7. Tutti i popoli e non solo sette nazioni meritano di stare seduti al tavolo dove si decidono le sorti del mondo, ha spiegato. Restiamo umani, ritorniamo umani. Questo è il post pubblicato su Facebook dalla Caccamo e un altro post sui social network, quello dell'assessore Daniele Jalacqua, invece ha sollevato un vespaio di polemiche. Il rappresentante della giunta Corinti ha aderito al corteo contro il G7 in programma Giardini oggi e ha invitato tutti i messinesi a farlo, una scelta che non è stata apprezzata da alcuni consiglieri comunali che ne hanno chiesto le dimissioni. Si tratta di Daniela Faranda, Nicola Crisapi, Daniele Zuccarello, Nicola Cucidotta e Donatella Sindoni.